Ok, frate, se ci riesci, ti do la telecamera e tu filmi, eh. Da dentro, tutti i minimi dettagli. Ragazzi, io devo fare ogni... Ragazzi, se si sta per fare male, credo di no, devo registrare tutto io. Ragazzi, qua è tutto importante, vediamo qualcosa. Ok. Raga, siamo entrati. Avete presente tutte le volte in cui in questi ultimi 3 anni vi ho parlato del serio pericolo dell'emulazione, soprattutto da parte di soggetti sensibili come bambini? Me lo ricordate? Ci fatta una capatante, vi ricordate? E voi mi dicevate: Vox, ma che stai dicendo? Tu esageri, ma vuoi vedere che veramente ci sono soggetti, anche bambini, che addirittura per copiare i loro idoli, i loro eroi, mettono in pericolo in modo incosciente la propria incolumità e mettono in pericolo anche l'incolumità legale dei loro tutori? Ma secondo te, Vox, possono esserci questo tipo di bambini? Putim sa cussinguaiate, secondo te, Vox? Tu esageri. E voi pensate che questo sia semplicemente un caso sporadico? Voi pensate che questo sia un unico gruppo o un unico bambino in tutta Italia che, emulando questo tipo di comportamenti da parte di tutti costanti gli italiani oggi, mettono, ripeto, in pericolo la loro incolumità e infrangono la legge in molti casi? Voi pensate che ce ne sta uno? Ci vediamo la prossima settimana, voglio. Ciao Ayu! Come secondo video della serie Piccoli Costanter crescono pericolosamente, ho scelto una delle prime produzioni del gruppo internazionale di ricerca sul paranormale dell'IMPS. IPS. Video originale dal titolo Indagine paranormale in un castello abbandonato. Azz. Quindi, come ipotizzato dal titolo, all'interno dell'investigazione i protagonisti visiteranno un presunto castello. Ricordosamente abbandonato, a loro dire. E sono sicurissimo al 100% che, a prescindere da quali siano i gruppi in Italia di ricerca sul paranormale dai quali i nostri IPS traggono ispirazione e riferimento, sapranno benissimo che visitare un castello abbandonato o presunto tale, che sia di proprietà privata o che sia di proprietà pubblica, occorrono le dovute autorizzazioni. Sicuramente i loro beniamini, a prescindere da chi essi siano, gli avranno ripetuto tante milioni e milioni di volte nei loro video che servono le autorizzazioni per fare questo tipo di investigazioni. Sicuro! E... Gesù! Ma cerchiamo di capire qualcosa in più sul gruppo di ricerca internazionale in questione. È sempre all'IMPS. Che ne so, ad esempio, vediamo gli ultimi video che hanno pubblicato sul canale. Il libro delle palesi. Ok, abbiamo molto probabilmente capito già dove andremo a finire. Io sapevo, ero sicuro al 100%. Appurato che le premesse giurassiche ci sono, triceratopiche soprattutto, molto fumanti, da vossi, è un fedente video già fa, ma proprio mo è abbaià, ma non ho capito, ma non stavi in calore. Batti a inconigliare un attimo, fammi fare un cacchio di video, un secondo, due secondi, un video a settimana faccio. Puoi abbaiare gli altri 6 giorni e 23 ore? Quest'oretta, mi fai fare un attimo un video? Grazie cane. Il gruppo in questione è formato principalmente, se non integralmente, da minorenni. Da ragazzi minorenni che il 3 marzo 2020 hanno deciso di emulare le gesta della maggior parte dei gruppi di acchiappa fantasmi / acchiappa visual e hanno quindi aperto un loro canale YouTube. Sì, Yamma Bri. Bella ragazzi, allora, benvenuti in questo nuovo video. È bella mica tanto, aiuto. Cioè, nel senso, ci fidiamo che sia bella. Appiccia la luce, non si vede niente. Accendi la luce e facci vedere quanto è bella, ya. Questo video l'abbiamo registrato prima di cominciare la serie della Via della Povertà. La Via della Povertà? È arrivato Pasolini? Un altro Pasolini moderno, la Via della Povertà. Gesù Cristo, mannaggia. Questo è il secondo video del nostro canale, il GPS. Oggi siamo in compagnia di Valerio. Quale mi pumba e Valerio, che ingresso in derapata. Satta accorte che là sia piovuto, è pericoloso. Se tu entri in chicane in questo modo, ti accappotti, perdi il controllo e ti accappotti. Piano, quando entri in chicane, piano, educatamente, cioè in modo molto tranquillo. Io sono Valerio, corro massimo a 5 km orari. Non faccio questi ingressi in derapata pericolosi. Vale, buongiorno, piacere di conoscerti. Ma non entrare in derapata, ti fai male. Di Valerio, che è uno che fa parte del gruppo. Andrea e Rasman non ci sono perché oggi sono partiti per la Romania. Quindi veniamo a noi. Il team è composto dal cameraman, da Valerio, che è stato presentato come uno che fa parte del team, uno random che fa parte del team, Andrea e Rasman, che sono in Romania. Stanno là, stanno buoni, ero stanno.
Romania. Insieme, quando sono uniti tipo Megazord dei Power Rangers, formano l'IPS, IPS, che sarebbe l'Investigation Plasmon Paranormal Squad. Investigation Paranormal Squad, no Plasmon. Allora, la casa abbandonata penso che sia chiusa, perché l'altra volta era chiusa con il lucchetto, quindi... Ecco, io sapevo! Stesso identico esempio dell'altra volta. In una proprietà privata, chiusa, protetta da cancello, catene, lucchetti, sbarre di muro, draghi, fossati, gli arcieri sui torrioni, non potete entrare. La legge italiana è chiara, non esiste nessun caso di legge che vi permette di entrare neanche per pochi minuti in una proprietà privata protetta, custodita. Ma da sta fermo, non si può trasì. Io non voglio sapere cosa avete fatto la volta scorsa all'interno della casa. Ma fatemi capire una cosa, ci volete rientrare? Noi siamo andati al castello. Siamo arrivati al castello abbandonato. Questo qua, togliti Valeria. Allora, che è questo qui, castello? Ah, ok, 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 quindi saggiamente avete cambiato struttura optando per il famosissimo castello abbandonato, che a occhio e croce però mi sembra abbastanza recintato e soprattutto, ma questo è un piccolo dettaglio che non si nota, non si nota proprio, viste le impalcature che circondano l'intera struttura, probabilmente anche in manutenzione. Voi che dite? Quindi, non essendo, secondo la legge, oggettivamente in disuso, avete sicuramente chiesto i permessi per entrare. Figuriamoci se le decine di vostri gruppi che seguite di Acchiappa Fantasmi non mi hanno detto che per fare queste cose ci vogliono i permessi. E facete male, soprattutto. Ciacapa vostra! Allora, c'è questo, che qui si entra. Qui si entra. Ecco, infatti, mi sembrava chiuso, avevo qualche dubbio, però mi sembrava oggettivamente chiuso. Vabbè, ma qual è il problema? Voi avete fatto tutta questa strada, sicuramente adesso arriveranno i proprietari o gli eredi dei proprietari legittimi con le chiavi e in tutta sicurezza vi faranno entrare, magari dicendo anche davanti alla telecamera che siete autorizzati appunto da loro che sono i proprietari a fare questa visita, questo urbex o comunque questa pseudo investigazione. Aspettiamo, adesso vedremo che arriveranno sicuramente i proprietari dell'abitazione, sicuramente. Però, togliti il quadro. Qua, questo è tipo una specie di scantinato, garage. Perché hanno fatto dei lavori, quindi qualcuno c'è entrato. Ecco, bravo! E questo quindi per legge non è assolutamente un luogo oggettivamente abbandonato. Quindi, ve lo dico proprio col cuore in mano. Sto peggiorando tantissimo. Se state pensando di buccare Drento alla Montesi Maniera, se può buccare chi Drento chi? Attraverso quel buco nel muro di cinta, quel buco vandalissimo nel muro di cinta, sappiate almeno con consapevolezza che è un qualcosa di decisamente illegale. Avete capito? Ve lo ripeto, è illegale, voglio, e non si può fare. Violazione di terreno ed edificio. E probabilmente anche di domicilio, visto che lì forse stanno ancora facendo dei lavori di manutenzione e ristrutturazione. Non lo sappiamo. Valerio prima è entrato mentre cercavo di fare la intro. È entrato e... ce ne stanno... Ma che è? Schifo, le sigarette pure. A posto. Come non detto. Vieni, prendi la GoPro un secondo. Entra tu e fai vederla. Guardate, ci sta un cane. Azz, pure al di sotto delle impalcature entrate. Aiù, ma state attenti, guardate a terra che ci sta, è pieno di calcinacci caduti probabilmente dalle impalcature, è pericoloso. Se lì dentro vi crolla qualcosa in testa dall'altro, più che dell'IMSS avrete bisogno dell'INAIL. State massandì. Ci sta anche acqua putrefatta. Porte attaccate al muro. E finché... guarda, te lo dico io, ma... non sono un ingegnere, ma penso che funzioni così. Finché le porte sono attaccate al muro, voglio, è tutto regolare. Il giorno in cui vedrai le porte attaccate al soffitto o al pavimento, è là ti preoccupano poco. Ma proprio poco poco, perché o sei in casa Winchester, o sei in casa di Sara Winchester, che si tiene porto e scale ovunque, ad capocchiam, oppure qualcosa non torna. Ma finché le vedi vicino al muro e porte sono normali, vai tranquillo, si fanno così a casa, non ti preoccupare. C'è anche un buco, raga. C'è anche un buco. Boo!
buco, buco. Ma secondo te non è normale che trovi un buco, un foro su una parete all'interno di una casa in ristrutturazione, in manutenzione? Questa è la situazione. Quindi, cosa possiamo fare? Venata ahí, ve ne dovete andare, questo dovete fare. Oiù, è illegale, è pericoloso. Ma cosa volete fare? Cosa volete fare? Che allora tu hai detto ci sono le scale che portano su, giusto? Sì, quindi giù in fondo, poi le potrei vedere pure te da qua. Quindi, in certo modo se si può entrare. Come ci dica a chi stiamo? Non è che funziona esattamente così per la legge italiana. No, non funziona precisamente così. Non basta la presenza di una scala e di un buco in una recinzione per sentirsi autorizzati ad entrare all'interno di una proprietà privata. Non funziona proprio così, State massimi. Il problema sono i cancelli, quelli sono chiusi. Però se qua ci sono delle scale, stiamo a posto. Ma che cavolo di... Voglio, ma che cazzo di ragionamento? Ma che cavolo di ragionamento è? Cioè, fatemi capire. Il problema sono i cancelli chiusi. Però se qua ci sono delle scale, allora... Ma allora cosa? Allora cosa? Poi qui, volendo uno, se si arrampica, mette piede qua, si arrampica e sale su. Perfetto! Voglio, è proprio preciso! È preciso! Le affarni sto facendo video. È preciso! C'è un piccolo problema, che piuttosto, ti astazzi su facendo video, piuttosto che all'interno di un video su una pseudo ricerca sul paranormale, a me sembra più un tutorial per ladri, provetti e scassinatori alle prime armi. Non lo so. Ma Gesù di Nazareth, quello della mangiatoia insieme al bue e l'asinello, no? Grandissimo Gesù di Nazareth, meraviglioso personaggio storico mai esistito, tra parentesi, ma lasciamo stare. Questo è un altro argomento. Gesù di Nazareth, dico io, ma è possibile che... Non è neanche da scaltri, porca miseria. Ma addirittura vi filmate e mettete su YouTube, su internet, queste stesse azioni illegali. Ma nemmeno il bue e l'asinello, appunto, che alle spalle di Gesù di Nazareth avevano tanto cotanto ingegno da farsi un video mentre susciavano in faccia al Nazareno e con tale arroganza per poi mettere le immagini su YouTube, perché la da favuglia. Ciao Gesù, sei un fenomeno, l'ho sempre detto. Anche perché vi ricordo, il materiale dei social, il materiale postato liberamente sui social, è tranquillamente utilizzabile nell'evenienza di una probabile causa legale da parte del proprietario nei confronti di chi illecitamente entra nella propria abitazione senza autorizzazioni. Cioè, vi state dando la zappa sui piedi da soli, why you? Siamo entrati in secondo, abbiamo usato questa, l'app dei bit, l'app dei bit, l'app dei bit, l'app dei bit, l'app dei bit. Io non dico nulla, Io non devo aggiungere nulla, neanche un respiro in merito a questa palese emulazione. Non devo aggiungere nulla di personale. No, vabbè, più sulla mascherina. Ti immagini, hanno previsto che c'era il coronavirus, ti immagini? Fermati, mo te affermà, perché a me qualcosa non riporta. Questo è quello che dite nella intro del video. State tranquilli, è inutile che nei commenti venite a scrivermi però c'è un decreto che bisogna rimanere a casa. Tranquilli, l'ho registrato prima. Poi però, durante le riprese nominate il coronavirus come qualcosa che è in corso d'opera in quello stesso momento, alludendo addirittura al fatto che qualcuno in precedenza l'aveva addirittura previsto. Poi, per provare a salvarti la faccia in calcio d'angolo, affermi che... Vabbè, questa va a capire, Rade. Vabbè, lasciamola. Questo è tipo degli imbianchini. Furbo. Mica tanto. Guarda, muro distrutto. Cosa tagliata? La rete tagliata. Meglio di così, proprio su un piatto d'argento l'hanno messo. Piatto d'argento? Why you? Se continuate così, l'unico piatto che vedrete è quello sul quale vi serviranno fra qualche anno le arance. Abbandonate la via della perdizione. Tornate nella via della legalità. Andate a giocare con le macchinine, le biglie, i figurine. Andate a sfottere le ragazzine sul lungomare. Fate i giovani dei barbieri, dei camerieri, così vi fate un qualcosa di soldi e andate a posteggiare le ragazze sul lungomare. Facete fare nil. Fate qualsiasi altra cosa, ma non il... Ah, Dio santo. Oddio. Mi sento un botto tipo un pit. Mi sento un botto tipo un pit. Mi sento un botto tipo un pit. Continua a non dover aggiungere nulla su questa citazione volontaria del ragazzino mentre sta entrando in una proprietà privata senza presumibilmente autorizzazioni al di sotto di un'impalcatura che non mi dà poi alla fine tutto sto senso di sicurezza, Poi fate voi. Questo è il buco che dicevi prima.
Ammazza quanto sono carini e coccolosi quegli spunzoni arrugginiti, belli belli, che partono verso l'alto e mi sanno tanto tanto di Final Destination. Ma quanto sono carini! Faccio rucato. Perché? C'è paura. Vedi, vedi che allora lo sai che non è tanto legale sta cosa che state facendo. Vedi che ogni tanto i neuroni si fidanzano. Vedi? Ma se lo sai, allora perché continui? Un altro. Risciutto. Manco è attaccato. Zitto, non fa rumore. E non fa rumore? Ma come? L'amico tuo si è appoggiato a quel palo arrugginito per non rischiare di cadere e rimanere infilzato sugli spuzzoni arrugginiti che voi state, non ho capito per quale assurdo motivo, investigando. Cioè, che cazzo di investigazione è parlare con un cantiere? Ma neanche mio nonno avrebbe fatto un'investigazione paranormale in un cantiere. Comunque, lasciamo perdere. Voi non siete nonni, siete piccolini, però lasciamo perdere. Cioè, un compagno tuo si sta cercando di mantenere per non morire infilzato e tu fai pure la cazziata, lo rimproveri pure, dicendo non fare rumore, sennò non viene bene... Capite quando? Madonna. Vecchissime! Poi in vetro! Temperino? Senti temperino? No, no, perché poi sono io saccio, perché poi alla fine è sempre colpa mia. Sono sempre io quello che esagera dicendo che certi comportamenti possono portare a delle emulazioni che comporterebbero presumibilmente, ma molto probabilmente anche degli infortuni, dei gravi incidenti. Aiù, quello è vetro spaccato, ti fai male, ti fai una bottiglia spaccata, tipo veramente dissanguare, esatto, fermo. Immagini uno inciampa e si fa male, molto male. Genio, genio. Ma tu ti immagini che quel qualcuno che potrebbe inciampare e farsi seriamente male? Potresti essere proprio tu. Considerando soprattutto il fatto che mentre stai dicendo questa frase di denuncia ti stai mantenendo a uno spunzone arrugginito, protraendoti in avanti, col viso in avanti e con tutto il corpo al di sopra di una bella griglia di spunzoni ferrosi arrugginiti che... Non volesse mai amarone, non sia mai inciampi, rimani là dentro infilzato tipo porchetta alla sagra di Campli e di Campovalano. Te immagini? Come dici tu, te immagini? Io mi immagino la faccia di mio padre, se io ci avessi fatto un mio video in queste condizioni. Altro che zoccoli, là parte proprio tutto il reparto ortopedia. Papà chiamava ospedale, chiamava il cardello e diceva: "Aiù, mi serve una squadra ortopedici che portano una sessantina di zoccoli, quelli belli di legno, quelli con i cosi di gomma e di legno. Ma facevi tipo tirare a bersaglio. E voi credete che questo secondo episodio di emulazione pericolosissima ed illegale sia solo un altro caso sporadico in Italia, come quello della settimana scorsa? Questo è il secondo. Sapete cosa vi dico? Ci vediamo la prossima settimana, voglio.